Giulio Regeni, sì, me lo ricordo. Quel ragazzo che è stato trovato morto in Egitto. No, non so chi sia. A quanto pare sia stato considerato un agente segreto dei servizi segreti e quindi ha subito questa morte atroce. Sulla vicenda tragica di Giulio Regeni c'è una verità che definirei storica, politica, che conosciamo tutti, conoscono quelli che sanno bene la situazione dei diritti umani in Egitto, cioè che si è trattato di un delitto di Stato. La libertà di ricerca è un diritto fondamentale che ha un'importanza superiore a quello che è il diritto di parola come lo intendiamo adesso. Libertà di parola penso che sia prima di tutto un diritto. Diritti all'espressione, alla cultura, alla parola e via dicendo, sempre di più. Si parte dalla base che è la nutrizione, no? Io penso anche al nutrirsi, che mi sembra una delle cose più basilari. Tutto parte dalla nostra terra e poi arriva a noi, ma se noi non lo amiamo... Però sì, poi pensi a altre realtà, altri paesi, altri continenti e pensi a quanto questo diritto possa non essere rispettato. Inizialmente i diritti umani sono del diritto appunto di esprimere il proprio pensiero. La libertà di pensiero. La libertà di parola. E poi andare avanti, la libertà anche di espressione. Io credo che sia un collegamento automatico quello tra le carte, i testi, gli accordi, le costituzioni e la libertà di espressione, perché è un diritto fondamentale, forse innato. Se io vengo punito per quello che ho detto, per le mie idee, tutto il resto viene dopo. In generale sulla libertà di pensiero parlano Patrick Zaki. Mi ricordo quell'altro ragazzo che sta in prigione, Zaki. Patrick Zaki è un'eccellenza, uno studente modello che ha lasciato le sue spalle, lui sperava provvisoriamente, un regime repressivo, quello egiziano, e anche la sua famiglia, per darsi un futuro accademico di vita in Italia, a Bologna. Lui si è affidato a noi. Per questo è una storia anche italiana che ci dà un enorme senso di responsabilità e di urgenza nel tirarlo fuori dalla prigione nella quale l'8 febbraio ha purtroppo celebrato un anno di carcere senza processo, illegale e crudele. Il mio pensiero è che siamo in uno stato che molto spesso si dà precedenza ai diritti, diciamo, collaterali, che non sono proprio specifici. I diritti fondamentali della Costituzione a volte secondo me non vengono tutelati come dovrebbero. Ci sono leggi che tutelano tutti i diritti, poi magari nell'ambito appunto dell'esecuzione alcune volte, anche se in piccolo, non vengono fatte rispettare appunto tutte queste leggi, cioè non vengono tutelate tutte quante le persone per come dovrebbero. La Costituzione parte da quello stesso principio, cioè di costruire una società democratica, giusta, inclusiva, basata sulla parità di diritti. L'Italia è parte di tantissime convenzioni internazionali che spesso non rispetta e quindi di conseguenza non ha molto senso avere una Costituzione che tutela i diritti ed essere parte di convenzioni internazionali che riconoscono appieno quei diritti in maniera universale, poi però ci si perde un po' il bicchiere d'acqua. Ci sono certo categorie e diritti che ricevono meno attenzione, forse per una narrativa che tende a rimuovere dei fenomeni come il caso della tortura. Il divieto di tortura, per esempio, secondo me è molto attuale e anche tanto sottovalutato. L'Italia stessa in realtà è stata molto lenta nel creare un articolo che andasse a tutelare proprio il divieto di tortura. L'Italia nel 1988 ratificò la Convenzione dell'ONU contro la tortura e nel 2017 abbiamo introdotto il reato di tortura nel codice penale. Direi che è passato un tempo assolutamente enorme.